Buonasera buona a tutti, buon pomeriggio a tutti qui da Radio Barza Italia in diretta Facebook, Twitch, Twitter e eh, YouTube, qui dallo studio di eh, Montesagro Roma dove tutto si spera sia sacro, Massimo Organta vi dà il buon pomeriggio e con me da Cagliari il nostro Giuseppe Ortu, ciao Giuseppe! Ciao a tutti, buonasera a tutti i nostri ascoltatori! Andiamo in un'altra isola, Palermo, Alessandro Cataldo! Ciao a buon tutti! Pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, eh, torniamo con Today, inizio settimana. Ci eravamo lasciati giovedì scorso, insomma, con l'europeo, la Coppa America. Ma anche con poche notizie relative al mercato del Barça: più rumors che certezze. la certezza è arrivata sabato, con eh, finalmente il eh, sì e eh, l'ufficializzazione di Memphis Depay, il nuovo giocatore del Barça, che a parametro zero arriva al club Laugrana con due anni di contratto e credo, uh, Alessandro, più o meno 5 milioni l'anno, no? Sì, 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 più o meno una cifra intorno ai 5 milioni, non è stata dichiarata proprio ufficialmente, ma è tra 4 e mezzo e 5 comunque. Benissimo. Questa, è, ovviamente, più con più bonus, certo. Noi l'avevamo detto la settimana, appunto giovedì, che eh, Frank de Boer... Nel suo, nelle sue regole de, della nazionale olandese, eh, i giocatori che dovevano fare dei trasferimenti lo potevano fare se la nazionale era già qualificata e con la vittoria, eh, la penultima vittoria, perché oggi l'Olanda ha rivinto di nuovo e quindi, come l'Italia, ha, ha chiuso a nove punti, potevano eh, tranquillamente annunciare i propri passaggi e fare anche le visite mediche che sono state fatte nel ritiro dell'olanda. Um, e, quindi, e quindi, appunto sabato c'è stato l'annuncio per Franky De Oggi, un'altra notizia invece che arriva brutta da parte, da parte del per, per il Barça è questo infortunio di, di Osman De l'ennesimo di nuovo allo stesso ginocchio, la stessa gamba dove si fermò a dicembre 2019 sembrerebbe che questa è una rottura o una lesione del tendine del ginocchio qui si parla meno di forse intervento chirurgico mm -hmm. forse lo sappiamo e si parla almeno di tre mesi no vero? sì è così eh, queste sono le notizie che sono circolate proprio eh, poco fa eh, notizia tra l'altro battuta lanciata da us eh, sì, si parla appunto di almeno tre mesi. È eh, chiaro che, eh, considerando il fatto che il giocatore è comunque fragile, eh, aggiungi tre mesi, salta tutta la, uh, la preparazione, poi dovrà iniziare a fare la preparazione. Eh, è chiaro che il giocatore, se dovesse restare,. Al, eh, al balsa non potrà che essere disponibile solo dal girone di ritorno, grosso modo, o mese. Non dico mese più, mese meno, ma eh, siamo veramente, veramente lì. Il che apre scen scenari inquietanti in eh, chiave mercato. Che poi magari eh, approfondiremo. Illustreremo, sì. direi, dire, direi proprio di sì, no, Alessandro. Quindi la situazione è. è... È molto sì, no, complicata. La situazione è molto molto complicata anche perché, se durante la partita, eh, non so quanti di voi l'hanno vista, ma il giocatore sembrava aver avuto tipo, insomma, una, una sorta di strappo, sembrava un po' una botta, qualcosa di, mm. di leggero, perché infatti il giocatore è uscito sulle, sulle sue gambe però eh, poi invece dagli esami strumentali è venuto fuori che invece c'è una lesione, c'è un, un, un infortunio serio, non è un qualcosa che può tenere fuori dai campi il francese per un paio di settimane, insomma è un qualcosa che probabilmente lo farà sottoporre a un intervento chirurgico e eh, questo ancora è da decidere, insomma con lo staff del Barça il giocatore sta rientrando appunto a Barcellona e poi appunto l'infortunio sarà di tre mesi, quindi cala anche il valore di mercato di Dembélé e qua appunto abbiamo una tabella, insomma in francese perché l'ho trovata, trovata così, ma fondamentalmente sono i giorni eh, che Dembélé eh, ha passato ai box, noi vediamo i vari infortuni, eh, qua ovviamente non c'è l'infortunio appena avuto, ma eh, c'è l'ultimo del 21 aprile che è stato fuori due giorni, ma per esempio il famoso eh, infortunio che ebbe lui il 4 febbraio 2020 eh, per, per sempre lo stesso tendine, praticamente sempre lo stesso ginocchio, fondamentalmente, quindi che lo tenne fuori 200 giorni quasi, ha saltato 20 partite, poi ancora prima ne ha saltate 15, poi subito dopo essere arrivato ne ha saltate 20, quindi stiamo parlando di un giocatore che... Cioè, eh, non è un, un giocatore che può andare avanti nel Barcellona, si è dato tanta fiducia a questo giocatore, forse troppa perché è, è troppo fragile sia a livello mentale che a livello fisico. E per me, a questo punto, siamo arrivati al capolinea con l'avventura di Dembelei. Io sono stato uno di quelli che fino all'ultimo ha cercato di vedere il bene in questo giocatore, perché ricordando quello fatto a Dortmund, ma a questo punto, veramente, c'è poco da fare, c'è niente da fare, il giocatore deve andare via quest'estate perché se no scade a zero e appunto si, si, un, si perde a zero ed è un problema perché se la strategia del balsa era appunto quella che tu dici cioè eh, cederlo in questo mercato perché poi andrà a scadenza eh, e l'anno prossimo alla fine dell'anno prossimo lo si perderebbe a zero l'obiettivo era anche abbastanza a, a portata di mano eh, cederlo sì. o quest'anno recuperando quanto puoi recuperare, risparmiando una fichia importante e fare spazio. Questo, chiaramente, infortunio, questo infortunio chiaramente complica la situazione e, e modifica completamente quello che è lo scenario, perché è chiaro che con eh, un intervento chirurgico alle porte, diciamo non, pro, non possibile ma forse addirittura probabile è uno stop di almeno tre mesi, eh, nessuno chiaramente muoverà un dito eh, per esatto. acquisire le prestazioni del ragazzo, quindi quest'anno il, il ragazzo non potrà essere ceduto, l'anno prossimo va via a zero. L'altra strategia era quella di fargli firmare il rinnovo adesso per poter avere più tempo per trattare eh, una cessione eh, non avendo l'acqua alla gola ma anche questo a questo punto è ancora più rischioso perché non puoi permetterti di far allungare di allungare il contratto ad un, eh, ad un giocatore che già si trova in queste condizioni fisiche che eh, poi magari non eh, riesci a vendere e ti ritrovi un giocatore super fragile con un contratto addirittura ben più lungo rispetto alla scadenza esatto. attuale con eh, la conseguenza di trovarti veramente un, eh, un ragazzo che non rende sul groppone per tanti anni. Quindi, esatto. veramente il Balsa adesso si trova quasi in un vicolo cieco. E furionda, giustamente, Max eh, stava dicendo che. Vista la situazione, posto eh, quanto appena illustrato, non c'è altra soluzione quasi dalla Carta eh, delle Libertà. Esattamente ciò che era stato fatto, che è stato fatto dal Barça con Suarez l'anno scorso. Giocatore sotto contratto che non vuoi barra puoi tenere non riesci a vendere e quindi eh, gli dici grazie. Era stato fatto così, se non, se non sbaglio, anche con Dani Alves. Anche con Dani Alves, ancora con forse un anno di contratto, anche a lui era stato dato il, il cartellino con libertà di accasarsi eh, dove voleva. Alla sì, fine, eh, gire sì, vicino, non rimane che questa soluzione. Sì, 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 sì. Io... Io la condivido questa cosa che dici Giuseppe proprio perché c'è un tema importante che, che noi stiamo dicendo da, da settimane, anzi da mesi, eh, che oggi Xavier Tebas, il presidente della Liga, ha ribadito perché? perché dei rumors davano per un possibile allentamento, usiamo questa parola, allentamento della normativa per permettere al Barça di, 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 di poter eh, rinnovare Leo Messi. Che significa? Eh, noi abbiamo fatto l'esempio semplice nelle scorse settimane, cioè ehm, la Liga ha un tetto in gaggi, ha un limite. Se superi quel limite tu non puoi iscrivere altri giocatori. E quindi Leo Messi, trattato come un nuovo acquisto, perché è un rinnovo, rischierebbe di non poter iscrivere altri giocatori, anche i nuovi giocatori che sono arrivati. E addirittura tagliare quelli che già ci sono se è superato. Tagliare, quando parlo di tagliare dico non poterli toglierli da, diciamo, dall'elenco. Dall Oggi Tebas ha detto che non ci saranno allentamenti, non c'è nessun dialogo col Barça per eh, eh, cambiare le regole in corsa per il Barça ha detto che lui è fiducioso che il Barza risolverà il problema perché eh, crede nelle parole dei dirigenti e dice alla porta che ribadisce che ci sarà questa ma di ufficiale non c'è nulla al 21 di giugno non c'è nulla e ovviamente è vero che le iscrizioni si possono fare Fino al, si già il, fino al giorno dopo la chiusura del mercato e quindi parliamo probabilmente del primo settembre del 31 agosto però il 14 e 15 è prevista la prima giornata della Liga e lì la lista deve essere pronta si può modificare entro il primo settembre o 31 agosto ma, la, ma, ma in campo devono scendere quelli che stanno iscritti alla Liga e quindi tempo ce n'è, ma non è un tempo lunghissimo. E quindi di conseguenza, con questo infortunio, io la penso come Giuseppe Ortu: bisognerebbe rescindere il contratto con De Belé, cioè dirgli, amico mio, tanto tu non rinnovi, noi a questo punto non vogliamo più rinnovare. Trovate una squadra, te ne vai da solo a zero, non vogliamo un euro. Arrivederci, grazie. Perché intanto libereremo quel grosso ingaggio di Dembélé dalla somma che supera il tetto ingaggi della Liga, il limite ingaggi della Liga. Ecco, questo secondo me a questo punto potrebbe essere una soluzione e purtroppo arrivano notizie non belle anche da fronte a un TT e Cutigno. Un TT non ha praticamente mercato esatto. perché non, ha, non si fidano di nessuno si fida di questo suo ginocchio lui non vuole diminuire il suo stipendio e vuole finire il suo contratto a Barcellona. Su Coutinho la situazione è un po' più nebb paradossalmente eh, nebbiosa perché si sanno meno cose sulla sua ripresa, però io credo che Coutinho invece nel merc mercato ce n'abbia, è un mercato in Inghilterra e nel momento in cui finiranno le competizioni nazionali si comincerà, insomma. A imbastire qualche trattativa ma io su un TT sono molto preoccupato, anche perché c'è il giocatore che non si sta. Non, non, eh, non si vuole convincere ad andarsene, anche e perché non... prende una quantità di soldi pazzesca tt, per quello che è il ruolo nel club, esattamente. Cioè. anche Per quello lui non vuole andare via, eh. certo, 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 Questo certo. È, stato, è stato appunto il problema della, della giunta Bartomeo. Di rinnovare di acquistare giocatori, fondamentalmente che eh, adesso in questo momento non ricordo se un TT abbia mai rinnovato oppure il contratto era fino al 2023 già da quando il Barça l'ha acquistato comunque dare uno stipendio del genere che mi sembra che prenda 12 milioni eh, quasi un TT, quindi dare così tanti non di più, dare così tanti soldi appunto a, eh, a un TT così come e darli al, ad altri giocatori che hanno stipendi faraonici come per esempio lo stesso Sergi Roberto che comunque non è mai stato un titolare Sergi Roberto quindi un stipendio molto alto poi per esempio eh, Cutigno cioè, sono giocatori che hanno stipendi veramente altissimi ed è importantissimo toglierli liberarsene perché questo va a gravare sul monte ingaggi e su potenziali altri acquisti, magari perché, come sappiamo, la porta ha parlato di altri 3-4 acquisti. Quindi, se però prima non si liberano questi slot occupati da queste, potremmo dire a questo punto, soprattutto alcuni giocatori, anche se magari può risultare un termine un po' pesante, ma sono giocatori Zavorra. E quindi, fondamentalmente, secondo me, prima si deve cedere eh, assolutamente, ancora prima di, di comprare anche i giocatori a parametro zero, prima che ci sia il rischio che magari questi rimangono sul groppone e poi non puoi iscrivere determinati giocatori della Liga quello sarebbe eh, un, un disastro ma insomma eh, come, come ha detto Tebas comunque eh, come, come sappiamo tutti diciamo, ci fidiamo di la porta sappiamo che ha un piano quindi sicuramente questo scenario non avverrà però eh, è importante liberarsene di questi giocatori su, su Coutinho c'è lo stesso sempre il punto interrogativo delle sue condizioni fisiche esatto. è chiaro che eh, il ragazzo ha molto mercato in Premier ha sempre fatto bene in Premier quindi eh, in Inghilterra eh, lo rivolrebbero il discorso, è, è chiaramente che lo rivolrebbero in perfette condizioni fisiche. Sano, eh, non eh, azzoppato. Questo bisogna vedere, sinceramente, come il ragazzo sta, perché, sinceramente, non lo so. Ecco, questo, questo è l'incognita. Eh, Coutinho è l'incognita di tutti i giocatori che di fatto sono sul mercato, perché Coutinho, un TT Bembele. E i giocatori principali che dovrebbero uscire sono tutti lesionati sono tutti infortunati certo questo infatti è il problema però anche su questo qui insomma io però su Cudigno mi sento più fiducioso degli altri eh, che possa trovare possa trovare possa trovare una una squadra ehm, allora eh, ovviamente ovviamente ehm, tutto quello che verrà dopo Depay è un discorso, come diceva Alessandro, dovuto prima alle cessioni e poi a eventuali eh, situazioni. Perché i parametri zero, a quanto sappiamo, non ci sembra ci siano più che, siano che il Barça sia, sia interessato e quindi di conseguenza eh, è rimasto solamente dalla possibilità di fare qualche, qualche compravendita scambio tra... esattamente anche qualche scambio ma questi lo dobbiamo, li dobbiamo aspettare al, alla fine e scambio ovviamente si spera anche eh, di far uscire appunto dei giocatori come, come come Andrea Di Fabio ci suggerisce che sono Piani centrincavo e che è possibile okay. appunto che, che possano entrare anche in situazioni eh, non solo di scambio ma anche di cessioni in prestito Beh, ci, siamo. Su ci sono grandi problemi perché ha una porta aperta, spalancata la Juventus, quindi Pianice è il, il problema meno problema, scusate il gioco di parole, che ha alla porta sulla sua scrivania. Pianice diciamo che è quasi sistemato, e gli altri sono discorsi da affrontare su Trincao c'è il discorso aperto con eh, la Roma, a Murigno, c'è Mendes, eh, e quindi potrebbe essere un, eh, un, uno sbocco oh, lì, a Roma. Eh, certo, bisogna, bisogna lavorarci, ecco. non è una cosa facile, comunque. Diciamo che con, con, con Trincao Mendes può trovargli una squadra in varie parti d'Europa, insomma, yeah. c'è la Roma perché c'è Murigno, però insomma, ecco, su questo, ecco, siamo più fidu fiduciosi su questi qua. Ecco. Anche sì. lo stesso Rai dove te, comunque mercato ne ha, si sta mettendo anche in mostra eh, con la nazionale. Eh, eh. Quindi, quindi, quindi voglio dire: eh, è possibile. La, la, le nostre preoccupazioni sono rivolte a questi tre giocatori: Tembele, Utd sì. e Coutinho, per le condizioni fisiche, per l'alto ingaggio e perché sono almeno un td e ben a partire per vari vari motivi che abbiamo spiegato fino adesso insomma ecco quindi questo purtroppo è è quello che 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 sta che sta accadendo allora mh, prima parte della trasmissione io la chiuderei il discorso Barça con due cose allora la prima poi passiamo agli europei e la Coppa America eh, la prima riguarda ieri c'è stata l'assemblea dei, dei soci, eh, dei soci compromisari, quindi dei soci che sono sorteggiati a far parte di questo parlamentino del Barça. Poi entreremo nei particolari giovedì a, a Onda 1899 che ritorna essendoci la pausa per gli ottavi di finale eh, del, del, degli europei. E, eh, piccola delusione da parte mia perché la presenza è stata eh, piccola mi sembra intorno al 20% degli eventi di diritto quindi è un peccato questo fatto che siano stati pochi soci compromissati questo dovrebbe far capire a, a, al presidente della porta che c'è bisogno di una riforma dell'assemblea che non può essere più così insomma, a sorteggio ma bensì con persone che rappresentano altre persone e che eh, quindi vadano, abbiano l'incarico di andare sempre e eh, eh, di discutere e eh, di, di, di approvare o no, di votare o no secondo coscienza, ma anche secondo quelli i soci che rappresentano. Ehm, è stato approvato il bilancio, è stata approvata la previsione di bilancio, c'è stata la presenza di Jordi Mosh, il vecchio eh, ehm, ehm, vicepresidente economico del Barza che si è preso per qualche fischio, ovviamente, eh, ha usato questa frase, giustificando eh, i soldi è meglio di metterli nel campo che tenerli nel banco, però insomma, <ride> infelice, infelice perché, perché poi eh, questi soldi si chiamano dembelecudigno, eh, quindi immaginiamo... E poi anche il fatto eh, che, eh, giustamente, Romeo, il nuovo vicepresidente, gli ha risposto con i dati alla mano che la colpa non è solo del Covid. Se il Barça ha queste enormità di debito, ma anche appunto a queste scelleratezze della giunta precedente. Eh, eh, è stato, ripeto, è stato fatto eh, un grande lavoro. Sono stati votati anche i nuovi membri della giunta direttiva che non erano presenti all'inizio all nella lista che delle elezioni. E, e dato importante non si è votato per la Superliga era all'ordine del giorno ma non si è votato la eh, motivazione del perché non si è votata che poi è stata votata il è stato votato proposto dalla, dalla Presidenza e, 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 e votato da, dall'Assemblea che non si sarebbe votato eh, la motivazione è stata che la Superliga non esiste in questo momento la Superlega non esiste e quindi l'assemblea o eventualmente un referendum di soci se la giunta direttiva dovesse scegliere questo percorso va fatto solamente nel momento in cui si, cambia, si decide di cambiare una competizione o di entrare in una nuova competizione. Questa cosa non c'è, l'ha spiegata benissimo Giù alla porta, ma però ha rimarcato il fatto Giù alla porta che c'è bisogno di una nuova competizione che possa essere una Champions League riformata o no, che sia, che si basi sulla meritocrazia, quindi che non abbia la struttura della Superlega presentata da, da, da Agnelli e da Florentino Perez, e che non bisogna assolutamente abbandonare i campionati nazionali e neanche ridimensionarli. Quindi, secondo me, il, eh, come dire, il, il io politicamente la leggo in quello che ci siamo detti dall'inizio della Superlega fino a oggi. La posizione del Barça, e di giù alla porta è cercare una terza via, fare quasi da eh, calamita per coagulare tutti quelli che non piace la Superlega presentata da Agnelli e da Ceferin e, e, da, e da Florentino Perez, ma non piace neanche il modo di gestire la Champions League da parte di. Eh, di eh, Ceferin, ecco questo, eh, credo che e sia. Ti faccio una domanda. Esatto. Eh? Faccio una domanda. Sì. Voglio dire, nel momento in cui Seferin eh, sostanzialmente eh, fa il giro delle sette chiese, dice tu sei d'accordo? Tu sei d'accordo? Tu sei d'accordo? Quando arriva poi alla porta del Balsa, la chiesa del Balsa, lui che cosa può rispondere? Se si fosse votato, avrebbe potuto dire. Sì, siamo d'accordo. No, non siamo d'accordo. Così lui comunque non può esprimere una posizione. Come la vedi? Questa è una bella domanda, Giuseppe. Io la vedo che eh, la Porta si è tenuto le mani libere per trattare. Si è tenuto le mani libere per trattare, e quindi non ha nessun vincolo da parte de dell'Assemblea dei Soci in uno o nell'altro nell senso. Io penso che eh, la Porta non vuole eh, incontrare diciamo eh, eh, aprire una trattativa in questo modo come lo vorrebbe Ceferin. L'idea di la porta è quella di eh, trovare un tavolo di trattativa dove a questo tavolo ci siano tutti la UEFA, la FIFA, i 12 club che della Superlega più alcuni rappresentanti dell'ECA, i rappresentanti dell'ECA, perché anche l'affondo che ha fatto nei confronti dei del, del Paris Saint Germain, non del Manchester City, non confondiamo perché alcuni, me, alcuni, alcuni mezzi di comunicazione hanno detto i, i, i club Stato. No, lui fa nomi e cognomi in questo momento. Il rapporto col Manchester City non è buono, è di più, cosa che non era con, con Bartomeu. Ma perché? Perché c'era una guerra interna alla politica del barcellonismo. Il, il Manchester City. L'Emiro, che non è proprio un emiro insomma, il rappresentante del, degli diciamo, del, Emirati Arabi non è come il rappresentante del Qatar che nel Paese Saint Germain fa tutto. Comanda, decide e mette i soldi che gli mandano. no? Lui ha una dirigenza al Manchester City e questa dirigenza che prende decisioni è formata da. Da, da, da Soriano, che è stato un eh, alto eh, membro della giunta La Porta fino al 2008, e che poteva essere il delfino di La Porta nelle elezioni del 2010, da Cicchi Beghiristain, che è stato il direttore sportivo del Barça di Giù La Porta dal 2003 al 2010, e da Pep Guardiola, che è stato allenatore di Giovanni La Porta dal 2008 al 2010. Quindi è differente. Noi, che conosciamo la dirigenza de, del, 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 del paese generale? Nessuno. Più so Leonardo che insomma fa da passacarte all'Emiro. Ecco. Sì, è un ruolo di rappresentanza più che altro. Ecco. Sì, ma anche Quindi, perché esatto il, il ruolo dell'Emiro del, del Siti sì, è lo stesso che ha Abramovic al Chelsea. L'esperienza è, è, è lo stesso perché è, diciamo. Adesso in questo momento mi sfugge il nome, eh, mi dispiace chiamarle Miro, però appunto il magnate insomma, che ha eh, il, il possesso del Manchester City è quello che fondamentalmente mette i soldi, diciamo in maniera pratica. Il presidente è un altro, funziona praticamente così all'interno delle, delle, delle società inglesi. Infatti il presidente del Chelsea non è Abramovic, adesso non ricordo neanche il nome del presidente. Però... Però, però non è Abramovic perché era un problema con la per un giustizia. problema legale, ovviamente, sì, per un problema legale legale, con la con giustizia, giustizia e sì, il eh, governo britannico. Esatto, infatti, nel, nel Manchester City eh, non è proprio quello che mette i soldi, è un altro, fondamentalmente imparentato con, con quello che. però, fondamentalmente sono cose legali. Poi, teoricamente, il presidente del Manchester City è Abramovic però, del, del, del Chelsea è Abramovic. Però, sono tutte entità che vanno fondamentalmente a rifornire le casse dei club, in modo tale da fare le, le, gli acquisti, investire sullo stadio, sulle cose, insomma sulle infrastrutture. Quindi sono fondamentalmente dei, dei presidenti a tutti gli effetti, anche se non lo possono dire. Mentre invece anche la IFI del Paris Saint-Germain è tutto <ride> per, per il Paris Saint-Germain, perché a un certo punto è anche allenatore, quindi insomma perché appunto possedendo il Qatar letteralmente, potremmo dire, e, e quindi il PSG potremmo dire che è uno stato posseduto cioè un club posseduto da uno stato in quel caso invece va a mettere i soldi va a parlare per il club quindi è sia presidente che fondamentalmente eh, proprietario del club vero e proprio quindi poi la situazione lì è diversa insomma. poi eh, anche le dichiarazioni che eh, di, di, di Laporte durante l'assemblea dei soci dove ha velatamente insomma diciamo eh, attaccato il PSG dicendo che eh, non, è una, non è una coincidenza che il club che non ha aderito alla Super Lega e possa offrire possa rifarsi la squadra da zero. Non è una coincidenza che possano arrivare a offrire il doppio dello stipendio che offre un club come il Barcellona per per Aldum, in quel caso. Appunto. Quindi. Insomma, ci sono de delle cose da, che, che la porta sicuramente saprà, e che forse noi ufficialmente non sapremo mai. Che, che ci sono, insomma, dietro alla, alla UEFA, alla FIFA. alla al PSG, al Qatar, al mondiale del 2022, questo mettiamolo proprio in copertina, il mondiale del 2022 è il motivo per cui il PSG non ha aderito alla Super League. Non c'è dubbio. E eh, in merito ai rapporti strabuoni, eh, ottimi, tra eh, le due entità, cioè City e Barça, eh, è vero, è rappresentato dal fatto di tutti questi rumors su scambi, e eh, eh, non solo i rumors, agguero. Eh, e di Garcia. Garcia arrivano da lì e poi è chiaro che le voci su Sergi Roberto da una parte, dall'altra, eh, il centrocampista, l'altro esatto, Cancelo, Bernardo Silva. Eh, è chiaro che c'è un, un movimento florido di eh, scambi, in ogni caso, se non di giocatori di... Mm, ehm, attività di colloqui tra le due squadre che ovvio mettono in evidenza il grande rapporto che c'è tra le due entità anche l'amichevole Benefica che verrà beh, fatta esatto, pure. Quella che ci sarà, ricordiamolo perché magari moltissimi non lo sapranno, ma a, ad agosto ci sarà una doppia sfida a Barça-Manchester esatto. City che riguarda sia la squadra maschile che la prima squadra maschile che è la squadra femminile e si svolgerà intorno ad a metà de, di agosto, metà sì. fine agosto, sì. forse sì. 25, è vero? 26, più, o meno, 26, sì. più o meno intorno alla al 25 di 25 che non sarà il gamper e sarà una competizione a parte e appunto è una sorta di ulteriore gemellaggio con la sponda Citizen di Manchester la sponda catalana di Manchester esatto, la sponda catalana di Manchester allora ringraziamo Alessandro Mambelli perché ci precisa il Cersei guidato da Marina Grazioscaia praticamente a di provvedenziale assunto da Abramo Abramo. E condannato dalla, dal governo britannico e dalla giustizia britannica è rientrato in Gran Bretagna perché è diventato cittadino israeliano. E, e sempre, sempre Alessandro Mambelli ci dice che, appunto, il paese Germain la guerra è cominciata con la remontata, a che è diventata guerra con l'affare Neymar. E salutiamo anche eh, Christian Rocchi che ci dice e l'Anglè: vediamo quello che succede. Allora. Eh, sì. eh, L'Anglais non ci sono particolari novità eh, però c'è l'idea eh, del, del Barça che non è un incedibile se dovesse arrivare un'offerta per l'Anglais verrebbe analizzata eh, perché è un giocatore che, questo si può dire con assoluta chiarezza, ha mercato l'Anglais, soprattutto in Premier League dato che è proprio il giocatore per la Premier League per, per moltissimi motivi per insomma, eh, la sua velocità per, eh, eh, la marcatura non tanto però comunque il giocatore è quello e quindi a mercato se dovesse arrivare un'offerta considerevole il Barça ci penserà e vedrà in caso eh, di cederlo per esempio se, so. quindi in questo momento non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda l'Anglais, il giocatore dovrebbe rimanere a Barcellona a prescindere però ripeto, si analizzano offerte Allora, eh, chiudiamo col Barça con questa eh, con, eh, con la notizia che vediamo dopo eh, però questo commento di Armando che salutiamo di Radio Barza Messico eh, non, avlaron, non hanno parlato nell'assemblea del voto telematico oh, per dall'estero eh, eh, quel... esatto allora non ne hanno parlato intanto prima cosa perché i cambi di statuto si fanno con assemblee est straordinarie e con un'informativa di più di 20 giorni dalla, uh, dalla, dalla convocazione e non c'erano i tempi eh, e questo però è un percorso che la giunta direttiva vuole fare assolutamente molto lungo e che non sappiamo se farà l'assemblea la, o se addirittura si farà come referendum quindi sarà ancora, ci vorrà ancora un po', un po di tempo e mh, la considerazione di Carmelo la lasciamo alla fine eh, questi giorni che noi non siamo andati in onda è successa una cosa abbastanza grave con il, il femminile che questa settimana Cortés no. ha parlato velatamente, ha spiegato. Le cose non, stanno, non si stanno risolvendo come Cortés spererebbe nelle dichiarazioni. Praticamente è, è uscita su sport, credo venerdì se non mi sbaglio, eh, questa notizia che... La, eh, le ragazze, le, le capitane, a, sarebbero chiesto a, Mike, a, a Markel Zubizzarreta come, come dirigente della squadra e al responsabile della, del, del, della giunta direttiva che non ricordo il nome, anzi, non abbiamo parlato giovedì, non abbiamo parlato adesso che mi ricordo, gli è stato chiesto che, di mandare via Cortés sostanzialmente. Eh, per vari motivi c'è chi dice che non è preparato per fare il professista, invece che dice che è troppo preparato e che quindi le sta stressando. Infatti Giuseppe aveva commentato questa cosa come un po' di schizofrenia. Tra le cose, da qui a da giovedì a oggi è successo che Cortese a una conferenza stampa ha detto che ci sono dei problemi, ci sono come in tutte le famiglie, come in tutti gli spogliatoi, che però le cose rimangono dentro e che si risolvono internamente. Sembrerebbe che non si stanno risolvendo per niente. Perché di, po di pochi minuti fa da Marta Carreras, eh, giornalista molto brava di Catalunya Radio, eh, che eh, di dice che, che Markel Zubizarreta, appunto il dirigente, ha detto alla giunta direttiva che la situazione nello spogliatoio è insopportabile. Ha usato questo termine, Marta Carreras, insopportabile. Eh, insopportabile e che cambiare bisogna cambiare e che cambiare allenatore è d'obbligo la giunta direttiva però vorrebbe mantenere il sostegno a Luis Cortés e attenzione Zubizarreta si farebbe da parte Zubizarreta si farebbe da parte avrebbe deciso di farsi da parte in questa situazione quindi non sappiamo che cosa intenda Marta Carrera, se lo indagheremo nelle prossime, eh, prossime ore. Se farsi da parte significa pensateci voi, oppure mi dimetto e me ne vado. Io la leggo più nella seconda eh, ipotesi. Diciamo che è veramente una polveriera. Sta diventando sì. una polveriera questa, questa situazione. E la cosa incredibile, eh, ragazzi, la cosa incredibile è che tutto ciò arriva dopo un'annata stupenda perché voglio dire capita fosse capitata dopo un'annata nella quale hai perso tutto o sei arrivata arrivato sino in fondo ma poi non hai vinto eh, che comunque lascia dentro delusione, lascia dentro un po' di, di, mh, di malumore e ci potrebbe anche stare ma dopo che hai conquistato il triplete, dopo che hai battuto quasi tutti i record questa, eh, questa conclusione è veramente incomprensibile sono d'accordo sono d'accordo allora eh, Carmelo dice che è pessimista dice che non andrà via nessuno e che quei pochi andranno riscatto, questo Carmelo significa che Depay e i giocatori che abbiamo messo. non li iscriviamo alla Liga Quindi, secondo me invece andranno via e, e ci saranno movimenti in uscita anche con carte di libertà, anche con rescissione di contratto, allora andiamo, andiamo al, al, all'europeo. Insomma, eh, i risultati freschi sono il 3-0 dell'Olanda sulla Macedonia del Nord, la vittoria dell'Austria 1-0 invece sull'Ucraina, cosa che permette di, che l'Austria incontrerà a Wembley sabato prossimo l'Italia. L'Italia, io ieri l'ho vista dal vivo, ho avuto la fortuna di rimettere piede finalmente in uno stadio dopo un anno e mezzo e devo dire che è veramente una bella squadra, gioca bene anche con i comprimari con, diciamo, con, con le seconde linee o chi è stato fino adesso in, in, in panchina e eh, secondo me l'Italia ha un gruppo ha una squadra, non ha i gran, grandi giocatori come ha la Rosa della Francia ma ha una squadra è una squadra vera l'Italia una squadra a cui non solo non fai gol attenzione, non ti rimporta perché io non ricordo un tiro in porta se non quello eh, della Svizzera su una parata di ehm, Donna Rumma. Sì. Non ne ricordo un po' e poi quel piccolo svarione di Acerbi ieri, ma un piccolo svarione che, però, non ha portato un tiro in porta, ma solo un, pochino, un attimo di preoccupazione. Mm. E questo è importante, ragazzi. Eh? Non è solamente non, non prendere gol. Ma veramente non far tirare l'avversario. E questo significa che non è brava solo la difesa, è brava tutta la squadra, perché è la squadra che difende e difende bene. Quindi, quando parliamo io... di organizzazione e eh, parliamo dei meriti di, di Mancini, che io ho sempre eh, menzionato, oh, parliamo proprio di questo: l'organizzazione di una squadra. Eh, tutti difendono, tutti attaccano, si occupano bene gli spazi. Il gioco, il, il gioco eh, viene fuori perché tutti i giocatori sanno esattamente che cosa fare, ci sono delle idee precise, c'è va eh, anche variazioni nel tema eh, tattico e negli schemi d'attacco e negli schemi eh, difensivi. Ehm, ci sono, ci sono oh, schemi nei calci da fermo, eh, cioè Mancini ha fatto. Un capolavoro se pensiamo alla cifra tecnica della squadra che non è certamente elevata ma è diciamo in una fascia media eh, questa squadra invece gioca come se fosse eh, composta da tantissimi campioni il fatto quindi il campione è in panchina perché eh, avere una, una facilità di gioco così anche nel momento in cui cambi 8 undicesimi? E ieri l'Italia ha cambiato 8 undicesimi e non è sembrato che la squadra ne abbia risentito assolutamente. Questo è merito di Mancini, non è merito del singolo giocatore, è merito di chi fa in modo che chi entra. In quel tessuto giochi come eh, i titolari e giochi come se avesse sempre giocato. Cosa abbiamo sempre detto della, della cantera del Barça? I metodi di allenamento della cantera del Barça che permettevano ad un qualsiasi canterano, a prescindere dal, dalla sua grande forza um, tecnica, di entrare in prima squadra e di giocare tranquillamente come se in quella squadra ci avesse sempre giocato ecco, eh, riportiamo quel concetto alla, alla nazionale italiana e ritroviamo una squadra che gioca a memoria anche quando di punti in bianco cambi 8 undicesimi e non è facile giocare con 8 undicesimi nuovi assolutamente quindi veramente grande merito a, a Mancini il suo, il suo europeo l'ha già vinto sì, sì, sono d'accordo. Ma anche perché, soprattutto quando comunque, eh, dopo aver cambiato 8 undicesimi tra quegli otto che deve sostituire, c'è Marco Verratti, significa che la, la nazionale ha veramente una grande qualità, soprattutto a centrocampo. Io, eh, insomma, sicuramente eh, io sono abbastanza giovane, ma penso sia il centrocampo più forte che ci sia stato negli ultimi anni, perché avere una qualità come Giorginio. Eh, Barella, Verratti, eh, no, non dico sì, sì, dico proprio tutto il reparto, ovviamente, sì, sì, sì. Eh, come Giorginio, Verratti, Barella, Locatelli, che adesso chissà chi giocherà contro l'Austria, se è Verratti e Locatelli, poi questa sarà appunto una scelta di Mancini, poi comunque anche Pessina, dico a parte il gol eh, di ieri, ha fatto un, una, partita, una partita sontuosa, insomma, eh, quindi io sono molto contento di quella che... Che, è, che sono i giocatori e che soprattutto il gruppo che si è creato e soprattutto il lavoro di Mancini va ben oltre questo europeo, va dal aver preso una nazionale rovinata come quella di Ventura, eh, che era veramente al punto più basso forse degli ultimi eh, 30-40 anni nella storia della nazionale, e averla, diciamo, rialzata eh, a quella che, che è ora, che comunque dico adesso eh, non, non, qua non si fanno le previsioni e cose assolutamente però sta avendo un, ha avuto un buon percorso nei gironi e soprattutto il gruppo e il, il rapporto che si è voluto a creare anche tra i giocatori che è molto molto sano, molto, eh, è una delle cose più importanti insomma soprattutto in una competizione del genere e tra giocatori che non, non sono giocatori di club quindi che si vedono ogni giorno per 3-4 anni sono comunque giocatori che si vedono insomma molto più di rado quindi cioè, solamente da fare i complimenti a Mancini e adesso eh, sperare, sperare in meglio perché comunque la qualità e, e le, le possibilità ci sono. Vi faccio una domanda. Voi chi mettereste a centrocampo tra Verratti e Locatelli mettendo caso, volendo che, che Barella e Giorgini abbiano il posto garantito? Contro l'Austria, Verratti. Che poi Io, la... Io metterei Locatelli perché sfrutterei la... La, la spinta eh, emotiva eh, del ragazzo che è in, in progressione eh, emotiva e questa spinta eh, la sfrutterei eh, proprio perché viene da, da due eh, partite giocate benissimo o da due reti. E, e secondo me, l'arma ehm, in più di questo ragazzo rispetto a Verratti è proprio il suo entusiasmo, che io sfrutterei assolutamente. Sì, sì. io sono abbastanza, cioè io penso che Mancini la pensi così, perché comunque ehm, quando un giocatore ha un exploit così ampio, insomma, si, si gasa, no? Quindi viene galvanizzato da questa cosa e quindi sarebbe comunque un peccato non farlo giocare, sarebbe un po' andarlo a limitare. Però, dall'altro lato, c'è un giocatore di classe internazionale, come Verratti, quindi la scelta, secondo me, non è scontata, anche se, secondo me, andrà a ricadere, appunto, sul giocatore del Sassuolo, perché... Eh, parliamo di, 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 di un giocatore che ha fatto veramente molto bene. e Sarebbe anche, secondo me, sbagliato nei suoi confronti escluderlo dopo che gli, gli si chiedeva insomma, di, di sostituire Verratti. Ovviamente non è facile, ma nel suo modo ci è riuscito anche molto bene. Quindi anch'io sì, darei, darei fiducia a, a Locatelli. Ed è quello che avevamo detto oh, eh, qua, parlando del, del, del Barça eh, dopo la semifinale eh, di eh, Coppa del Re eh, con eh, la rete eh, su rigore realizzata da Ricky, eh, Se vi ricordate, poi la partita successiva Kuman non utilizzò. Il, il ragazzo, e avevamo detto che era stato un peccato perché avrebbe dovuto sfruttare l'entusiasmo e, e quella energia che certe situazioni di campo ti danno, e, e secondo me. È, Mancini dovrebbe fare questo, magari alternandoli nel corso della gara, giocando tutti e due, però, secondo me, tra gli 11 dovrebbe partire Locatelli e poi, magari, nella ripresa nel corso di gara subentrare eh, Verratti nel momento in cui anche la partita diventerà eh, magari un po più delicata nel secondo tempo, magari ci sarà un, un, eh, un risultato più da gestire. Allora ecco che magari il palleggio di, di Verratti potrà essere esatto. più. Rispetto agli inserimenti di, di locatelli potrebbe essere anche una chiave di lettura questa. Crisi Arrox dice tutti e due, potrebbe anche essere questa. Sì, eh. però io non penso che, che Mancini si vada a privare di Giorginio, che è il perno no, di saluto, saluti, no. Giorginio è assolutamente titolare. Barella. E Barella invece fa entrambe le fasi è il box-to-box -box che, serve, che equilibrio. dà equilibrio, che lotta, che recupera i palloni mm. che va a scippare i palloni nella, nella zona di, cioè, in attacco fondamentalmente quante volte l'ha fatto per far partire i piedi, quindi io penso che Giorgini e Barella siano veramente troppo mm. importanti soprattutto Giorgini, però anche Barella per dare, per dare equilibrio, per fare il box box-to-box quindi la scelta è tra questi due Alessandro che dice, dice, dice beh, anche lui vorrebbe battere il ferro finché sì, è sì. caldo vi chiedo una cosa eh, eh, da, da venerdì, eh, noi non, giovedì abbiamo fatto l'ultima trasmissione, emissione sono stati dei risultati eh, per le big. Eh, strani tranne Italia e Olanda che invece vanno regolari l'Inghilterra che pareggia 0 0 con la Scozia, la Germania che batte 4 2 il Portogallo questo in chiave portoghese il pareggio della Francia in Ungheria molto sofferto il pareggio della Spagna ennesimo contro la Polonia e, e ecco eh, questo è un altro merito secondo voi del, dell'Italia ma anche dell'Olanda di, di De Burr e di De Pai e, e Frankie de Jong? Quale? Quello di non, di, non, di non incappare, incappare sì. in partite dove no ti, ti blocchi come è successo a queste altre nazionali. Sì, perché nel momento in cui hai organizzazione di gioco, organizzazione tattica, equilibrio, nel momento in cui ci sono degli schemi, i giocatori sanno quello che devono fare. È più difficile andare eh, incontro a delle scivolate, salvo che non incontri una formazione che è ben più forte di te. Ma in questa prima fase, diciamo, abbiamo o avuto o, mh, mh, incontri equilibrati anche tra grandi squadre, ma equilibrati, e equilibrati anche tra piccole tra virgolette, e medie. Quindi non c'è stato un, eh, ehm, un grande dislivello e dove c'è stato, ecco che l'organizzazione dell'Ungheria, perché torniamo al discorso di organizzazione, l'Ungheria è una squadra organizzatissima, è riuscita a tenere botta alla maggiore ehm, forza tecnica del, dell'avversario, per esempio eh, il Portogallo perché ok è finita 3-0 ma è finita 3-0 a partire dall'86 esimo mm. e eh, nella partita contro la Francia dove in entrambe le gare l'Ungheria ha tenuto botta tutte le squadre che non hanno questa organizzazione e che non hanno grandi campioni eh, hanno pagato la Spagna in primis certo certo certo, certo. Sì, allora sì. vai vai Alessandro se vuoi fare il commento su no. questo andiamo sì, velocissimo così esatto Beh, sì, fondamentalmente sono, sono d'accordo con quello che, che dice Giuseppe, perché eh, più una squadra è organizzata, più una squadra soprattutto ha un'idea un di gioco, un'identità di gioco, eh, meglio, meglio va, ovviamente, in tutte le competizioni. Eh, abbiamo visto che l'Ungheria ha fatto una prova di carattere di adrenalina anche spinta dai 60.000 della Pusca Serena, quindi. Eh, questo è comunque un, un qualcosa che, che va anche a, diciamo, a spingere i giocatori a fomentarli nell'adrenalina quindi eh, secondo me l'Ungheria può anche eh, cercare di insidiare diciamo, la Germania anche se secondo me la Germania avrà un piglio proprio tedesco quindi deciso nel cercare di, di appunto, eh, allontanare questa, questa outsider che cerca di insidiarsi con un miracolo eh, tra, tra le big 3, ma poi secondo me alla fine la, la Germania avrà la meglio contro l'Ungheria e attenzione soprattutto al Portogallo perché, eh, nel caso in cui dovessero perdere con la Francia, eh, per un discorso di differenza a reti, per un discorso di eh, insomma di, 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 di combinazioni, dobbiamo vedere gli altri gironi perché in questo momento non è sicuro al 100% che possano passare come migliore terza. Probabilmente Beh, lo faranno punti. lo stesso. Con tre punti, con sì. tre punti, è difficile passare. Eh, ci sono sì, perché... molte squadre a 4. Esattamente, questo è il mio discorso. Quindi stiamo attenti a questa possibile eh, questa possibile esclusione, anche se poi, poi dipende anche dagli altri gironi, però ci sono un, un bel po' di squadre a 4. Quindi occhio, occhio. Va bene, sono già in campo Finlandia e Belgio e Russia Danimarca per il gruppo B, dove si deve solamente il Belgio assicurare il primo posto e poi la lotta. E per, eh, il, eh, per le altre posizioni ovviamente, tra Russia e Finlandia con la Danimarca Fagnolico, a zero punti allora Coppa America l'Argentina la, ha battuto l'Uruguay nel derby del Rio della Plata un derby ovviamente classico fatto di un sacco di botte si sono dati, poco gioco però l'Argentina ha giocato meglio perché almeno è riuscita a tirare in porta l'Uruguay proprio zero niente, non tira in porta ne manco con le cannonate e quindi, quindi eh, classico appunto derby del Derby del Rio, del Rio della Plata risolto 1-0 con ovviamente eh, un assist dell'Evo un gol di Rodriguez, e, e poi la, 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 va avanti, va avanti la Coppa America perché c'è stato il pareggio 2-2 tra Venezuela ed Ecuador, c'è stata l'incredibile eh, sconfitta della, oh, ieri della Colombia contro il Perù. Questo è, questo è il risultato. E questa sera ci sarà Uruguay-Cile, poi c'è stata anche la vittoria, non ci dimentichiamo, l'ennesima vittoria del Brasile 4-0 col Perù e del Cile che ha battuto la Bolivia 1-0, questo il venerdì. Però insomma diciamo che il risultato a sorpresa è questa vittoria del Perù contro la Colombia. Uruguay-Cile stasera, seconda partita per la Celeste, secondo voi? Sì, o alla fine, sì. eh, proprio questa, questa Coppa America se la scorda. Che, che ne pensate, vai Alessandro? Ma, allora, innanzitutto, parto con una notizia per chiunque, sì. diciamo, volesse rimanere sveglio questa notte per vedere l'Argentina Due e Argentina-Paraguay. Esatto, sì. però faccio una premessa: se non vi interessa magari la partita rimanete svegli solo per vedere giocare Messi, come magari può capitare, Messi questa sera non giocherà. Perché ah. al suo posto probabilmente giocherà eh, Papu Gomez, dal momento che eh, insomma pen, a, le voci dicono: insomma, che Roy Nehmer, appunto, ha detto il giornalista appunto vicino a, a Messi e all'Argentina, eh, che appunto il giocatore insomma, è rimasto molto provato alla partita contro l'Uruguay, quindi un po' di turnover eh, in vista poi eh, del, dei, dei potenziali appunto eh, fasi finali e poi della, della partita anche con la, con la Bolivia. Se non sbaglio, la prossima quindi probabilmente questa sera Messi riposerà. Non so se entrerà però la notizia è questa. Quindi, se volete rimanere svegli fino alle 2 e poi fino alle 4, pensateci. A meno che non vogliate vedere l'Albi Celeste, De Paul sarà titolare a vedere giocare a De Paul è sempre bello. No, già vedete la Riga Madrid. È fatto Questa, bene. Sì. Per quanto riguarda invece la partita, eh, l'Argentina ha fatto sicuramente una prestazione superiore a quella delle, eh, fasi, cioè delle qualificazioni contro Colombia e Cile e alla prima partita della Coppa contro eh, il, il Cile appunto, perché si è dimostrata più forte offensivamente, mi sono piaciuti di più, come dire, la, eh, la garra proprio contro l'Uruguay, insomma, ma c'è stata insomma una... una Recupero palla molto alto, delle azioni comunque ben calibrate. Poi, eh, Lautaro, secondo me, ha giocato una partita eh, abbastanza da, eh, insomma, insufficiente, sicuramente perché eh, con un paio di zampate di, eh, di un, Lautaro, magari dell'intero, di un Lautaro, comunque, di un attaccante come il Kun, sicuramente la partita non sarebbe finita solo 1-0 però eh, l'importante appunto è per l'Argentina aver portato a quasi tre punti su eh, un, una un bellissimo assist di, di Leo e una partita di sacrificio di Messi veramente pazzesca, tant'è che poi alla fine chi di voi l'avrà vista ha visto il giocatore completamente estremato perché eh, ha corso quasi più di tutti e poi come, come dicevo prima un'altra partita veramente, veramente da, 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 da quasi da leader di, di, di Rodrigo de Pollo che che sta diventando uno dei giocatori più imprescindibili della è uno dei, de, dei migliori acquisti di quest'estate, anche se dovranno esserne fatti altri, sicuramente durante quest'estate ne vedremo tanti. Ma io mi sento di dire a giugno che questo è uno dei migliori acquisti dell'estate perché riuscire a comprare un giocatore come De Paul per una cifra come 35 milioni da parte dell'Atletico è veramente insomma chapeau a loro perché. Il, il valore del giocatore è assoluto okay. ed è appunto secondo me un giocatore che potrà fare molto bene la prossima stagione eh, molti di voi lo conoscono appunto per, per l'Udinese ma eh, quindi con un, un po' tutta la Celeste molto bene anche Romero dell'Atalanta bella partita anche fase difensiva quindi per me assolutamente promossa la squadra e invece male L'Uruguay su molti fronti, soprattutto Suarez, brutta, brutta partita anche per lui. E poi, insomma, eh, tutto, più o meno tutto il reparto di, difensivo, l'unico che si salva, secondo me, è eh, Jiménez dell'Atletico del, del Madrid. Secondo me, eh, tornando a quella partita, mh, allora, dell'Argentina mi sono piaciuti i primi 20 minuti, ha iniziato molto bene, poi è andata a calare moltissimo, ho messi. Eh, su, sul finale di, di partita, anche durante, anche verso la metà, era molto arrabbiato perché si sbracciava, era infastidito eh, perché i suoi compagni non riuscivano comunque a fare un certo tipo di gioco, magari sbagliavano la lettura di, di, di un'azione, facevano magari errori di concetto, nel senso che aprivano da una parte il gioco piuttosto che, che dall'altra. Messi era, l'abbiamo visto, l'ho visto un po' infastidito, ecco usiamo questo, eh, questo termine infastidito, poi stremato giustamente perché eh, ha veramente corso tantissimo, lautaro eh, qualcosa di eh, indescrivibile in senso negativo veramente perché eh, ogni parola potrebbe essere assolutamente ehm, Denigratoria perché non è la prima partita, ma da quando è iniziata la Copa America veramente non ne sta zeccando una errori notevoli. Ma uno dei peggiori è l'allenatore Scaloni, che veramente è imbarazzante. Basti pensare solo al fatto che l'archero del Dell'Argentina rinviava, rinviato per tutta la partita eh, eh, senza far ripartire l'azione dal basso, base. puntualmente la palla è stata regalata agli avversari. Ora, nel momento in cui lo fai una volta, due volte, tre volte. E tu allenatore non dici al tuo portiere fai partire l'azione al basso e stai zitto ed è tutta la partita per 90 minuti che regali la palla all'avversario ogni volta che il portiere entra in possesso di palla. Beh, voglio dire che cosa dobbiamo dire di questo allenatore se non vede neanche l'ovvio. Eh, lui è pagato per vedere ciò che noi non dovremmo vedere. Ebbene, eh, noi giornalisti vediamo molto più di quello che, che vede l'allenatore. Sì. È, Ma... è inammissibile veramente. Ma non solo Beh, questo, voglio dire, questo è, è un esempio limite che ho portato per manifestare veramente l'incapacità di, di questo allenatore. Anche il gioco, eh, l'Atita è un'Argentina migliore rispetto a quelle delle precedenti edizioni, eh, però comunque sia, potrebbe fare molto, molto, molto di più. Sì, anche perché, appunto, volevo dire solo che anche Riccardo Trevisani in, in Telecronaca lo sottolineava come. Il portiere dell'Argentina, Amy Martinez, sparasse lungo ogni volta senza trovare mai nessuno, perché comunque eh, gli esterni, che erano, vabbè, Messi non è un esterno, quindi si è ma poi Messi comunque non è eh, Peter Crouch, quindi non può prendere la palla di testa. E, e invece Lautaro scendeva. E mentre Nico Gonzalez stava tutto a largo, quindi non c'era nessuno davanti. Era inutile rinviare la palla, era sempre, sempre, sempre l'Uruguay. Quindi, sicuramente ci sono delle cose che devono essere limate. Ma il fatto che Scaloni non sia un allenatore dal Biceleste proprio serio, eh, come non ce l'hanno da, da anni ormai è questo, insomma, fuori di dubbio. Anche il fatto era stato chiamato come provvisorio, invece poi è rimasto per insomma, ormai mi sa che sono due anni dopo appunto. Il San Paolo dopo il mondiale, quindi due o tre anni, ormai. Allora, quindi... Va bene, va bene, va bene. Allora, intanto, eh, giustamente Alessandro Mamberi eh, fa, dice: Grande partita del vecchio da Mendi su Luis Suarez ha perfettamente ragione. Condivido questa cosa, e poi, comunque dice giusta, che anche lui, che Messi alla fine, era stremato sì, Lorenzo. Iso dice l'autore è sovravvalutato a livelli assurdi. Va sì, bene. No, Dobbiamo, dobbiamo chiudere abbiamo fatto la nostra ora di trasmissione le partite sono già al, credo al settimo minuto della all'ottavo della prima parte vi ricordo che alle 23 ci sarà Uruguay Cile e alle due di notte invece ora italiana ci sarà Argentina Paraguay con Messi che non giocherà perché anche i giornali spagnoli lo stanno riportando non c'è nessuna lesione ma Scaloni lo vuole far riposare giocherà il Cun Agüero quindi io direi che potete fare nottata per vedere il una ah, guerra certo. il gol al Paraguay, e quindi eh, vedetela. Io tanto poi andando a lavorare. Quindi alle tre e mezza mi sveglio in teoria, ma forse facciamo tutta una, una tirata. Va bene, buonanotte, eh, buona serata. Ah, scusate, Pietro, giustamente regia che salutiamo e ringraziamo. Che sempre senza Pietro Locatelli non si potrebbe fare Radio Barsi Italia e tutte in particolare. Eh, domani alle ore. Penso, sì, è sempre lo stesso live di Today, dalle 20 alle 21 andrà in onda Sportmania, questa nuova trasmissione condotta da Vincenzo Ravo, che parlerà degli europei, parlerà della Coppa America, di quello che sono i risultati di oggi, delle notizie del Barça, appunto, se c'è qualcosa, ma domani credo che non ci sarà nulla sul Barça, e poi di quello che accade negli altri sport, Formula 1, MotoGP, Tennis, i famosi sport che vanno l'estate, ecco, e che... Eh, che eh, ovviamente non c'entrano poco con, con il calcio che però eh, tutti noi eh, vediamo durante, durante l'estate dove il calcio finite queste competizioni nazionali non ci sarà e sarà solo da parlare se riusciamo a vendere un TT oppure no va bene, domani Vincenzo Rao Sportmania Grazie a Giuseppe Ortu, ti auguriamo una buona serata davanti alla TV con il calcio europeo e sudamericano e anche Alessandro Cataldo con un grande in bocca al lupo domani per il suo esame di maturità. Ciao, grazie mille. Vai in Pietro, con... grazie a tutti, Fisca Albartia. Eri Garcia tu che giuo, io da Santana. molt content de tornar a casa. Força Barça.